Ostia non sono io. Io faccio solo da paravento, come qualcuno ha detto a Villa Feltrinelli. Il popolo mi disistima e mi odia. Si era lagnato il duce in una struggente lettera all'amante dallo stile contristatissimo, nel quale aveva profuso esulceranti stille dall'amaro calice che gli avevano dato a bere i tedeschi, reggendolo come un pupazzo sull'immiserito palcoscenico della Realpolitik, non meno della stessa grande proletaria, i cui figli avevano irriso, a partire dai proditori scioperi del marzo, i pur alacri sforzi patriottici di lui, culminati nella legge di socializzazione delle fabbriche, per la quale si era battuto tanto strenuamente da indossare in prima persona i non congeniali panni del giurista. Quanti hanno capito la tua legge meravigliosa, saggia, innovatrice? Pochi. Chi ha spiegato come all'asilo la vastità, la portata, la grandiosità di questa legge? Pochi, credo. L'altro lato della questione è che la massa è ingrata, incosciente e vile, che non è ancora nato, credo, il popolo che sappia dir grazie, che evidentemente siamo una razza inferiore, che tu sei troppo grande per loro e che il popolo italiano non ti merita. Agisci, immediato e violento. L'aveva rincuorato Claretta, scrivendogli dalla Villa Fiordaliso a un tiro di sasso dalla torre San Marco di Gardone Riviera, dove il D'Annunzio aveva mietuto i garruli trionfi priapeschi e che oggi, sempre più spesso, levava in inerte silenzio tra cielo, terra e lago la propria lapidea erezione, disertata dai furtivi e vellicatori passi del granduomo di Predappio e della sua giovane musa. E si infittiva pertanto il carteggio tra i due cuori, complementari per genere, ma di una medesima purgatezza quanto a spirito e razza, talché un sublime, tragico destino fosse già scritto a lettere fiammeggianti sui loro sincroni palpiti. La massa è opaca, abulica e vile, concordava lui da Garniano, consentaneo all'idillio. E sebbene le affinità elettive, dispiegate nelle intime epistole, ma predesignate alla gelosia degli archivi di Stato, patissero talora gli arresti e i triboli connaturali alla dialettica delle passioni ardenti, come quando la vestale del più segreto culto fascista non volle risparmiare al proprio idolo la terribile accusa di averla vilmente tradita, non di meno il gagliardo sciupafemmine, inestinto campione di italica virilità, riuscì a trovare ogni volta risposte impeccabili ed esemplari del genere della toccante confessione che egli le fece al tempo in cui Roma aveva i giorni contati, allorché ammise di aver ricevuto il mattino prima dalle 10 alle 10 e 20 accompagnata dal figlio minore una donna la quale aveva dato alla patria il primogenito offertosi or ora in olocausto nel corso d'una battaglia aerea sui cieli di Firenze e che egli avrebbe potuto imboscare al pari di tanti altri, ma non l'aveva fatto. E quando la Petacci, minacciosa come una rediviva maga tessala, si appellò alla propria acutissima sensibilità muliebre e rivelò che dopo aver sognato il ritorno di quella signora ed averlo sentito con la suddetta arcana facoltà, tanto da averne la febbre, niente avrebbe potuto impedirle di accertarsi con ogni mezzo per avere la triste conferma che anche stavolta il suo sangue non aveva mentito, allora il suo ben, di rimando, contrasalimento di maschia prodezza,
ad effetto del quale fu all'istante ritemprato dalle senili tetraggini in cui sprofondava, come nell'agro pontino ridisfatto in poltiglia dalle bombe nemiche, seppe rigettare ogni onta e addebito. Ti prego, Clara, di leggermi con la calma con la quale io ho letto la tua. Io non ti domando come hai saputo del mio convegno con questa signora. Sono abituato ad avere molte spie attorno ed una può essere anche ai tuoi ordini. Ti avrà anche detto, spero, la durata del colloquio. Io non credo di aver commesso alcuna azione scorretta in genere e nemmeno nei tuoi riguardi. Questo è tutto, questa è la verità. E mentre il pianeta era ormai prossimo al perielio della sua 1944esima orbita cristiana intorno al Sole, affinché nella mente del Duce si dirimesse a guisa di inconcusso fulgore il concetto dimostratosi quale appena fievole barbaglio in quella di Parmenide Eleate, l'umanità conosceva a che caro prezzo si fosse appreso a vendere la propria pelle sulla scorta delle prove fornite dai nazisti alle fosse ardeatine o a Marzabotto, oppure dai devoti shintoisti che rifusi in una sola palla di fuoco coi loro velivoli lanciati in picchiata si immolavano per contendere le spiagge di Leyte al centro dell'arcipelago delle Filippine all'avanzata delle divisioni del generale MacArthur. Senza tema di smentita, così a Budapest come a Varsavia o in innumerevoli altre città sotto assedio, l'uomo qualunque poté sostenere che mai la guerra fosse stata tanto in auge come lo fu allora, né la sua ferocia commisurata ad una parimenti ingegnosa perizia tecnica. Pronto, pronto. Romanzo per la mano sinistra. E questa è una sinistra della rivolta permanente, non ideologica, ma appunto in grado di tracciare un romanzo epico epistolare storico, politico, dalla propaganda di Stato della dittatura fascista alla dittatura del regno mediatico globale. È una scrittura che riterrei insurrezionale, ma non ideologica, che quindi richiama esistenzialmente in vita gli eventi, senza imbrattarle da un punto di vista ideologico, ma nel contesto poi facendo intendere la situazione. Due parole sull'impresa molteplice di questo figlio di Viareggio. là dove Shelley fu buttato dalle acque, e che lui in realtà ha anche come poetica curato un libro, Il cuore e l'ombra, nel 2006, praticamente sulla spiaggia di Viareggio, come sapete, il grande Shelley fu praticamente messo sul rogo, ma il suo cuore non poté essere distrutto, come in genere il cuore dei poeti sfida le fiamme. Quindi scrittura insurrezionale, ma è anche capace di scrivere in altri modi. Ha fatto racconti come il Fucking Ghost, Fucking List. Ha scritto un romanzo
sulla storia tragica di Doria, di una certa Doria Marigali, che al servizio di Puccini si suicidò per un amore folle per il grande maestro. Scrittore di romanzi come La legge provinciale, appunto, di poetica, poetica appunto del nostro Shelley, e tante sillogi di poesia, tra cui La grazia sufficiente 2010. Il romanzo, come dicevo, è epico, storico, epistolare, quindi unisce il senso della storia con gli accenti contemporanei di un Foscolo che scrisse appunto Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Qui sono le lettere di Stefan Bauer, un ebreo moravo, che manda al figlio Bruno. E tutto il romanzo quindi è da una parte storico, oggettivo, ma non ideologico, ma comunque che fa vedere la tragedia di un popolo che ha avuto l'ultimo sprazzo di rinascita, secondo l'autore, coi movimenti studenteschi del 60 e del 70. Ecco in breve quello che posso dire. E mentre dico questo, mi viene da dire una cosa un po' strana, che penso che questo di un libro sarebbe piaciuto a Leon Trotsky, perché è un libro della rivoluzione permanente, intendendo dire uno sguardo non corrotto dalla burocrazia, ma neppure venduto all'interesse, diciamo così, del denaro, uno sguardo di un'innocenza inquietante che ci consegna questo libro, che secondo me è un evento, perché se si è d'accordo o meno con questo punto di vista, come sappiamo il punto di vista del narratore, sia dell'epistolare che quella del narratore in terza persona, è fortemente permeato da questa visione. Ma anche chi non avesse questa visione può sentire la vita tragica di questa bellissima penisola, una vita che non è comica come nelle immortali musiche di Rossini, ma è una vita tragica a molti livelli. E questo si intende, e quindi secondo me è un romanzo da leggere in modo meditato, anche se anche da altri punti di vista, cioè non necessariamente dal punto di vista dell'autore, perché insegna la tragedia. Per concludere, io l'ho visto come un romanzo catartico, quindi onore all'Aristotele, che pensava che la scrittura potesse purificare sia i colpevoli che gli innocenti, anche perché tra gli esseri umani di innocenti non ce n'è neppure uno, tantomeno colui che sta parlando con voi. Ecco, non ho per il momento altro da dire. Beato quel corpo che in sabato è morto. Quando ad ottobre, marciando in colonne dietro ai cingolati nazisti, i fanti di marina del principe Borghese avevano risalite la Valtoce e la Cannobina per spazzar via l'effimero autogoverno dell'Ossola, Stefan Bauer aveva seguito il generale ripiegamento delle divisioni partigiane. Poiché la cicatrice gli procurava ancora dolore, tale da impedire di flettere il ginocchio quanto una spedita andatura avrebbe richiesto su per i rittani e le mulattiere alpine, egli non poté concentrarsi su obiettivi diversi
da quelli che a quote man mano più elevate, grigie concreazioni di pietra calcarea, emergendo dalla neve senza che fosse possibile distinguere l'una dall'altra, offrivano alla percezione come miraggi del valico di San Giacomo, al di là del quale, assieme a sparse formazioni della più varia appartenenza, riuscì in effetti a ridiscendere in territorio elvetico soltanto alcune ore dopo che il comandante Alfredo di Dio, falciato dalle mitragliatrici tedesche alla gola di Finero, molto più in basso nella media Val Vigezzo, dove aveva appostati in copertura alcuni reparti, incontrava la medesima fine del fratello minore e di molti che nella generosità di resistere conobbero l'ultimo respiro e l'ultimo sentimento che li trattenessero in questo mondo. L'afflusso non solo di combattenti, ma anche di semplici famiglie in fuga dinanzi alle prevedibilmente immiti rivalse repubblichine fu così ingente da oberare di lavoro le guardie di confine della Confederazione, così che in merito a Stefan, sprovvisto di ogni sorta di documento di identificazione, venne deciso, in base ad uno sbrigativo interrogatorio dal quale si evinse che un italiano, il quale possedesse la sua padronanza della lingua tedesca, doveva a rigor di logica provenire dai ceti abbienti, di stradarlo al campo di internamento per ufficiali di Mürren, nel cantone di Berna, demandando la verifica dell'effettivo stato giuridico a successivi accertamenti da svolgersi in loco. Il trasferimento attraverso varie tappe presso campi di raccolta e smistamento finì per durare quasi 2 mesi. Ma appena arrivato a destinazione, mentre nella stanza adiacente ai dormitori era intento a compilare i moduli richiesti dalle autorità di polizia, Stefan aveva fatto un incontro del tutto inaspettato. Al momento di spuntare la voce del questionario relativa alla professione da lui svolta durante il periodo di guerra, aveva sollevato gli occhi verso la finestra, quasi cercasse tra le chiome delle abetaie e le creste della Jungfrau che si scorgevano oltre il vetro appannato ed oltre il rivellino di rete metallica, l'ispirazione per escogitare una risposta alla quale, pur senza contraddire la realtà dei fatti, potesse risultare congrua ad una tra quelle indicate, allorché ravvisò una fisionomia a lui ben nota nel gruppo di uomini in abiti borghesi, con tutta verosimiglianza a notabili locali, tra cui era assolutamente plausibile non difettasse lo stesso direttore della struttura, i quali erano entrati confabulando fra loro con faconda confidenza. «Quelle heureuse coincidence!» riconobbe all'istante la pronuncia lievemente blesa del professor Marchesi, nonché la bocca satiresca dalla quale era sortita l'espressione di meraviglia. «Si vous ne regrette pas, mes amis, de m'accorder quelques minutes, je voudrais m'entretenir un petit peu avec une vieille connaissance. Cette d'aéreuse, en effet, en direct et inattendue de votre bonté, que je puisse la rencontrer ici. Nous pourrons reprendre notre agréable conversation dans le bureau de monsieur le directeur, disons dans un quart d'heure. Mes hommages, à bientôt. » Questo è qualcosa di alessandreo. Se cerco qualcuno, questi da solo mi si presenterà. Se bisogna giungere per mare ad un qualche posto, il mare mi si aprirà davanti. Esordì il letterato nell'atto di accomodarsi accanto a colui che, distoltosi ora del tutto dagli oneri burocratici, rispondeva alla liliale manifestazione di cordialità con un perplesso aggrottarsi delle ciglia ed un pallido sorriso. «Come attesta pure Plutarco in una glossa», recita così il frammento di una commedia di Menandro andata perduta. «Sebbene sia materia che esuli dall'ambito specifico della latinistica, ci tengo a citare le fonti con puntiglio per non causare eventuali amarezze ai colleghi che sostengono le mie qualità di filologo, compiersi ed esaurirsi nella minuziosa acribia della esegesi codicologica. Sia quel che deve essere.
Quand'anche non corrisponda in pieno a verità l'affermazione che io andassi in cerca di lei, dottor Bauer, nessuno potrà non di meno accusarmi di mentire se le rivelo che mi è sovente capitato di pensarla durante gli ultimi tempi. Senza scoprire il fianco ad alcuna possibile prova contraffattuale, le dichiaro, a titolo di esempio e di dimostrazione, che mi è sovvenuto di lei quando a fine settembre tenni un comizio sulla piazza delle Erbe di Domodossola. Chissà perché, ma ebbi a meditare il fatto che un onesto patriota dell'umanità, quale io la conosco, non avrebbe dovuto mancare nel folto di animi prodighi e altruisti che mi intesero allora non senza giustificato entusiasmo e che anzi potesse forse non mancarvi affatto. Ebbe un'intuizione esatta, professore, giacché mi trovavo proprio nel mezzo dell'infervorato uditorio. Molto bene. È buona norma, del resto, che il bene non ecceda la giovevole misura, dal momento che lei stesso sarà in grado di constatare come, laddove accondiscendesse a riconoscermi doti, non dico vaticinatorie, ma di ben più generico ed ordinario intuito, questo basterebbe già da sé a procurare un motivo di dispiacere, forse di doglianza, ai colleghi di cui le dicevo. È in via di principio impossibile accontentare tutti tramite un'unica azione. Dice? Con un'unica azione però si può magari esaudire la volontà di tutti coloro che serbano nelle coscienze un'idea del bene abbastanza viva e adeguata. Beh, questo sì, quantomeno nelle circostanze opportune. Eh sì, Kairos, il Kairos appunto, che Esiodo considerava fosse tutto ciò che c'è di meglio in qualsiasi cosa ed Euripide la maggior guida ad ogni umana impresa. Il poeta ellenistico Posidippo ne dette una suggestiva descrizione in un epigramma dove appare nelle fattezze di un giovane di complessione atletica, aduso a mantenersi sempre sulla punta dei piedi perché in procinto di fuggirsene via ad ogni istante, sulla fronte del quale rigoglia un fluente ciuffo di capelli laddove la nuca è completamente calva. Immagine allegorica dell'attimo propizio da cogliersi al volo mentre passa e tale che il minimo indugio ne vanifichi l'attesa. Presso i latini pare che quel bel ragazzo sia andato mutando il proprio sesso, così da divenire infine una fanciulla, Occasio, la quale all'avvento del cristianesimo finì per essere accostata in veste di iconografica sorella a Penitenzia. Mi è giunto all'orecchio delle traversie in cui le è capitato di incappare relative al culto di quest'ultima severa dea, quale si è evoluto nella liturgia del partito. Anch'io purtroppo ne so qualcosa, non si crucci pertanto, come farebbe dinanzi ad un'offesa personale. Prenda la cosa con filosofia. Auspico comunque che le sia presto data l'opportunità di chiarire la sua posizione al cospetto della necessità della storia e della vita, in ultima istanza, della più potente divinità di Ananke. Mi dica piuttosto della dottoressa Ascarelli, di suo figlio, è riuscito ad avere qualche notizia? Niente. Una grave pausa intervenne nella conversazione che fino ad allora il professore si era ingegnato di volgere sui toni quasi faceti. Non si può far molto, ahimè. Io posso mandarla a Milano, dove il mio amico Franceschini, che è docente alla Cattolica, le troverebbe una sistemazione clandestina sufficientemente sicura. Là ci sono degli archivi del comando tedesco ed è l'unico luogo da cui in teoria sarebbe possibile trafugare qualche indizio. Lei però dovrebbe agire in totale indipendenza e affinché non si corra il rischio di recare nocumento alle reti non avrebbe nessun tipo di contatto né con esponenti del partito che né con l'organizzazione di cui ho tessute le file assieme al collega, la quale fa capo agli azionisti e dispone di collegamenti con i servizi segreti alleati. Se la sente? Io rientrerò a Roma tra pochi giorni con un volo che gli americani appronteranno da Lione per me, Luigi Einaudi ed altri politici in esilio, ma se lei dà il consenso sono in grado di farla partire entro la fine della settimana. Come vede Bauer, non sono certo io a vietarle iniziative personali. Rammenti tuttavia che ciò che mi è
discorso di asseverare alcuni giorni fa al cospetto del colonnello Cecil Rosbery, comandante per l'Italia dello Special Operation Executive, vale a dire che fin tanto che una forza nemica non tenderà ad escluderlo dall'Unione Nazionale, il Partito Comunista rimarrà un vero strumento di ordine e di concordia. Corrisponde al saldo convincimento cui conformo le mie scelte non meno che la mia parola. Non ho difficoltà a crederle, di bene in meglio. E dunque, quali sono le sue deliberazioni? Accetto. Ottimo. Adesso devo scappare. Sono atteso dal direttore del campo, dal presidente del consiglio cantonale e dal cancelliere federale. Gli svizzeri ci tengono molto al rispetto delle istituzioni che sono riusciti a preservare nell'occhio del ciclone che ha devastato l'esistenza civile e politica di tutto il continente. È come dar loro torto. Sarebbe da parte mia un atto di vera grettezza se contravvenissi agli obblighi impostimi dall'urbanità nei confronti di coloro cui spetta la mia riconoscenza per avermi permesso di svolgere la mia professione di pedagogo anche nell'attuale frangente di acuta decadenza etica e cognitiva. Avendo tenuto corsi di cultura classica qua a Mürren e in altri campi della Confederazione, ho potuto conoscere molti bravi giovani della borghesia italiana, i quali, ne sono profondamente persuaso, sostituiranno la corrotta classe dirigente fascista dando al mondo prova eccellente di competenza e probità. Anche lei, Bauer, potrà essere parte di questo storico lavacro delle indegnità e corruttele di cui il regime pretese di rendere complice il popolo italiano. Ci sarà da metter mano ad un grande lavoro, come ha scritto Togliatti sull'ultimo numero di Rinascita, lanciando finalmente con la giusta perentorietà la parola d'ordine decisiva: epurazione. Dipenderà da noi se tale sollecito verrà compreso ed interpretato con la giusta intelligenza morale, ovvero con stolto cretinismo da legulei. Avrò cura di farle pervenire al più presto tutte le istruzioni del caso. Lei si preoccupi soltanto di fare del suo meglio. Addio. Sono stata io a chiedere che i due passi che erano previsti in lettura separata venissero letti invece l'uno in maniera sequenziale all'altro, perché c'è una sostanziale unità fra queste pagine che sono state lette, ed è una sostanziale unità che a mio parere fa comprendere molto bene questo capitolo, che è assai complesso, come d'altra parte un po' tutti i capitoli del libro, ma insomma io mi sono concentrata in questo caso soprattutto su questo, perché questo era il compito che mi era stato assegnato. Condivido con il professor Chemeni quest'idea che c'è una visione, mi pare che avevo intitolato la mia recensione al tuo libro La storia e la visione, proprio perché in fondo, al di là della ricostruzione storica, c'è questo senso di una visione che va oltre, che guarda tutta la storia, tutto questo brulicare di uomini, e pianeti e passaggi e paesaggi e idee che si confrontano, che si contrastano tra di loro, ed è un brulicare qualche volta troppo strano, troppo assurdo, perché non si debba necessariamente pensare ad una rigenerazione. E anche in questo capitolo più volte si ritorna su quest'idea che si debba pensare ad una rigenerazione, in maniera magari anche dura e dolorosa dal punto di vista delle parole che vengono utilizzate, come in questo passo in cui è Concetto Marchesi che parla e dice: ecco, bisogna veramente pensare ad una epurazione. La parola epurazione è una parola terribile. Poi lui dice una parola che deve essere compresa non alla maniera dei regulei, ma deve essere applicata con onesta acribia, con onesta comprensione. Però insomma la parola che viene usata è quella. Allora, già questa sintesi, questo momento sintetico, mostra quante contraddizioni ci siano nell'anima di tutti coloro che fanno parte di questa lotta partigiana e che in questo capitolo vengono un po' messi a confronto anche attraverso dialoghi soprattutto tra democratici
cristiani, non sono i democratici cristiani del Partito della Democrazia Cristiana, ma sono democratici che credono profondamente che la democrazia possa essere soltanto cristiana e gli altri. Dicevo, in questo capitolo ci sono secondo me moltissime cose, tra l'altro ritorna in questo passo anche questa tematica del popolo che trovavamo nel primo passo letto all'inizio, no? Questo popolo che è incapace di comprendere, eccetera, e qui c'è un popolo che non è ancora il popolo italiano, che è stato trascinato dal fascismo in un qualche cosa di corrotto. Ma le cose che vorrei sottolineare, sono almeno due o tre le cose che vorrei sottolineare in questo capitolo, poi se parlo troppo mi tagliate. Una è che in questa parte che abbiamo letto è molto chiaro un insieme di sfumature e di passaggi. Il bene, un'unica azione che può soddisfare il bene, ma quando? Quando il bene è in qualche modo sentito unitariamente, come qualcosa di fortemente unitario, come un'essenza, come una sua essenza profonda, e allora forse un'unica azione può soddisfare. E poi si aggiunge quantomeno nelle circostanze opportune. Devo dire che c'è un altro punto che mi ha interessato molto e che mi ha fatto ripensare a questo passaggio, ed è un passaggio successivo, quando si parla appunto in un confronto molto franco tra cristiani e laici, questo Stefan Bauer che è laico, che poi si chiamerà qui in questo capitolo Orelli perché diventa clandestino, e lì si fa riferimento alla sostanziale coerenza dell'atto creativo di Dio. E quindi ecco, questa, anche qui c'è questa idea di qualche cosa che deve essere sostanziale, unitario, e in quanto tale diventa bene e diventa riconoscibile e soddisfacibile, se posso dire questa parola che forse non è proprio molto corretta, con una azione unica, in sé unitaria. Quindi questo è un aspetto. Ma qui si passa molto, in maniera molto sottile, da questa idea dell'azione unica, dell'unità del bene, alle circostanze, all'opportunità, al kairos, no? Che è questa circostanza opportuna in cui si riconosce una certa possibilità. D'altra parte, tutto questo dialogo, questo capitolo viene fuori da una circostanza, questa azione viene fuori da una circostanza, il fatto che Marchesi e Bauer si incontrano. Quindi il kairos e poi questo passaggio, il kairos come opportunità da cogliere, quindi il fanciullo che è sempre pronto a scappare con questo ciuffo, e poi questa trasformazione del fanciullo in occasio, in una fanciulla invece, che poi viene legata, secondo viene messa insieme dal punto di vista iconografico, secondo quanto racconta Marchesi, con la penitenzia, ma poi c'è un'altra cosa, non è solo la penitenzia qui, la penitenzia che è poi collegata con la liturgia di partito. Quindi si passa dal momento classico, greco, mitologico, il kairos, che però è anche un suo valore sacrale, al momento più propriamente religioso, penitenziale, no? C'è quell'occasione in cui ci si può redimere, e poi questo passaggio ci fa entrare anche nella liturgia di partito. Quindi ci sono tutta una serie di sfumature che vengono messe sotto gli occhi del lettore, dell'ascoltatore, di colui che osserva, mi viene da dire dall'osservatore, perché in questo romanzo tutto diventa scena, tutto diventa movimento, tutto diventa figure che si muovono. E questo mi sembrava molto molto interessante a sottolinearsi. Ulteriore passaggio, l'ananche, la necessità, e anche qui non rimaniamo solamente a questo momento in cui tutto viene presentato così in serie, perché poi alla fine del libro, quando Orelli, ovvero Stefan Bauer, aveva deciso di assassinare Benito Mussolini e viene in qualche modo trattenuto da un compagno che ha responsabilità nell'organizzazione dei comitati di liberazione nazionale, questo compagno gli dice non credere che le cose succedano così, le cose possono succedere solamente quando ci sarà il decreto della storia, cioè quando la storia avrà veramente
deciso che sia, che debba essere così. Quindi questa necessità della storia, anche spiegata con delle riflessioni sulla causalità. Quindi c'è il momento in cui questa discussione è una discussione così quasi, tra virgolette, leggera, che vuole soltanto descrivere una situazione, seppure con tutto il bagaglio filologico che è proprio di Marchesi, e poi si passa al momento dell'azione, quell'azione che avrebbe dovuto corrispondere ad un bene, che invece non corrisponde ad un bene perché non c'è ancora la necessità della storia che ha deciso. Questo quindi è uno dei fili conduttori di questo capitolo. Ma un'altra cosa che io ho amato tanto e che mi sembra molto significativa di tutto il romanzo, di tutta la caratteristica di questo romanzo, è una strana situazione di reale e irreale. Stefan Bauer sta seguendo appunto questi partigiani che sono dispersi per andare, per riuscire a trovare una collocazione, e incontra, e c'è tutta questa situazione così di smarrimento. Ma una cosa che ancor più colpisce è che quando gli danno la possibilità di partire con un camion, con un nome falso, eccetera, lui a un certo punto incontra Mussolini e tutti i suoi, coloro che li seguono. E lui vede in questo personaggio, con tutte le motociclette che lo seguono, qualcosa di assolutamente assurdo, irreale, quasi onirico, impossibile, eppure era la realtà. Quindi questa storia, irreale, questa storia che presenta delle assurdità tali che appunto debbono chiamare ad un cambiamento, ad una rigenerazione. E c'è un passaggio interessantissimo, perché finito di vedere questo corteo di Mussolini, Bauer arriva con questo suo mezzo alla Università Cattolica e vede due novizi che con la loro tonaca svolazzante che lo aspettavano, e anche questa cosa sembra lui irreale. Dice, ma una cosa così strana, ma come Mussolini di là, tutto con le motociclette eccetera, e poi ci sono questi due novizi così umili, lo aspettano, lo fanno entrare e poi devono scappare via perché lì ci sono le novizie, e quindi loro devono scappare via. Poi arrivano le suore col soggolo bianco, e arriva questo Franceschi che lo accoglie, buongiorno, siamo contenti che sia qui, eccetera. Quindi tutta questa situazione di stranissimo affiancarsi di cose completamente diverse. E poi c'è tutto il racconto, tutto il capitolo è molto interessante, molto bello, perché praticamente c'è tutto il racconto di quello che è stata l'Università Cattolica, di quello che sono stati quegli edifici che sono stati poi distrutti e però sono subito stati ricostruiti, e quindi c'è tutto questo racconto che viene fatto, mentre, e anche qui è molto scritto veramente in maniera mirabile, mentre ci sono tutti questi passaggi, questi archi, si vedono queste meravigliose dipinti, che però sono poi dipinti che a volte rappresentano delle scene terribili di uccisioni, il martirio di San Pietro, cose terribili. Quindi c'è tutta questa enormità di storia, di storie, chiamiamole di civiltà anche quando non sono civiltà, di sedimento delle azioni umane, di secoli di azioni umane, e si passa davanti a tutto questo fino ad arrivare poi ad una cripta dove ci sono proprio gli ossari. Ed è molto interessante perché a un certo punto dice perché mi ha portato fin qui, perché è necessario fin qui, aspettate se trovo, perché questo è molto interessante a leggersi, se lo trovo, dovrebbe essere pagina 537. Ecco, e la risposta è questa, è necessario vedere tutte queste cose, perché la libertà, a mio avviso, non sarà conseguita prima che l'intero patrimonio delle conoscenze riguardo alla vita sia reso accessibile a ciascuno, cosicché un equo mistero custodisca unicamente
ciò su cui l'amore di Dio e del creato può garantire certezza nell'intimità di un cuore devoto e puro e nient'altro. Nei rispetti della morte, d'altronde, soltanto a ciò in cui gli uomini, nel succedersi delle generazioni, hanno creduto di ravvisare gli estremi della spiritualità, verrà concesso un qualche residuo libero arbitrio, laddove l'essenza materiale, la quale per l'infinita bontà del Creatore sfugge eternamente alla comprensione umana, limitata non solo quanto al tempo ma pure all'energia, dovrà chinarsi per sempre davanti all'inesorabile effetto che la civiltà censura con evoluta sofisticatezza e che a lei, Orelli, che sarebbe Stefan Bauer, è data oggi la rara opportunità, di nuovo siamo all'opportunità, di saggiare qua ai nostri piedi. Ecco, questo è un passo estremamente interessante secondo me, perché siamo veramente di fronte all'epico, usiamo l'espressione epico, non so se sia l'espressione più adatta, comunque a questo cosmico forse, o comunque a questo bisogno di eternità che non è eternità, perché è anzi il senso della non eternità, e però è il senso della storia, delle generazioni, della continuità delle civiltà. Infatti a un certo punto si dice che è molto importante riuscire a avvertire fino in fondo quanto una civiltà si rigeneri dalle sue ceneri. Quindi è qui. Poi c'è questa idea, che è un'idea di fondo, credo, di Giancarlo, che si trova anche in altri libri suoi, il fine del mondo, oppure anche nella sua Quarta Glaciazione, che è una raccolta di poesie, e dove appunto l'idea è che ci debba essere il fine del mondo è quasi vichiano, no? Che c'è questo venir meno, no? Una specie di ritorno alla barbarie per poi risorgere, riemergere, ricrescere in una realtà di bene, luminosa, piena, una realtà d'alba, di aurora quasi, quindi luminosa come un'alba. E quindi c'è questa parte finale del libro, che quello è un piccolo libro, contrariamente ai libri di Giancarlo, che sono sempre... Questo vabbè, li supera tutti, ma insomma sono sempre bei libri. Quello è un piccolo libro, ma è un piccolo molto interessante. E poi appunto in questo La Quarta Glaciazione, dove c'è proprio l'idea che si sia in un momento in cui il mondo sta decadendo per poi potersi rigenerare. E questo c'è anche qui. E quello che appunto si avverte è tutta questa c'è tutto. C'è il fascismo e c'è l'antifascismo, c'è la civiltà, c'è Marchesi che va a fare le ricerche filologiche, c'è il suo allievo che accumula tutte le ricerche sui manoscritti di Aristotele, e quindi c'è tutto, continua ad esserci sempre tutto nel mondo, e questo è strano. E quando il tutto, quando questa compresenza del tutto diventa assurdo, diventa crudeltà, diventa impossibilità di comprendere e di realizzare l'uomo, tutto questo richiede appunto il cambiamento, la rigenerazione. Quindi capisco cosa dice Kemeny quando dice questo è un libro rivoluzionario, un libro che dice catartico. Catartico se si avverte tutto questa sofferta, questo sguardo sofferto, perché un'altra cosa vorrei sottolineare, questa l'avevo già sottolineata appunto nella mia recensione perché riguarda un po' il libro nella sua totalità. Non c'è mai l'indignazione. La pura indignazione, l'indignazione gridata, l'indignazione gettata lì. C'è un'osservazione dolente, dolente, veramente sanguinante direi, ma è un'osservazione capace di mettere le cose davanti all'animo delle persone.
senza gridati giudizi, perché i gridati giudizi non rappresentano la realtà. E qui il bisogno è di rappresentare la realtà, di metterla davanti alla allo sguardo e alla coscienza delle persone. Ecco, io credo che questo sia il merito di questo libro, che ha poi naturalmente delle caratteristiche, tutti lo sottolineano, stilistiche e di scrittura particolari. Io lo dirò con quello che ha detto un nostro giovanissimo amico che ha comprato il libro e ha letto molte parti, perché abbiamo fatto una lettura, ti ricordi, un percorso di lettura attraverso questo libro con tutti gli amici dell'associazione di Trieste. Questo giovanissimo amico ha detto: questa è la cosa più bella che io ho trovato, è che quando si comincia a leggere e poi bisogna piano piano seguire fino a che non si riesce a percepire tutto. Ecco, il libro di Giancarlo è un libro che effettivamente non è di facile lettura, perché ha una ampiezza di scrittura che coinvolge l'interno e l'esterno, coinvolge la parola e la descrizione, e tutto insieme. Ci sono i momenti di volo, di poesia, ci sono i momenti di pesantezza del percorso, del pensiero e del dialogo. Come io non ho ricevuto un compito da Giancarlo e sono improvvisata in questa operazione. Allora, innanzitutto mi ricollego alla questione importantissima, storica, e dell'ampiezza di respiro, e mi sono tornate a mente delle parole dello scrittore ligure Giovanni Boine, che si chiedeva come fare perché la piccola storia personale e entri nella grande storia. E qui mi sembra che ci sia tutto questo, perché ecco, io volevo entrare con un taglio particolare. Mi sono soffermata, e vi spiegherò anche il perché, sulla questione della lingua, del dettato in generale, dell'intessitura del romanzo, perché venivano a me pagina dopo pagina, quindi venivano al lettore, fondamentalmente vengono al lettore, delle parti totalmente mobili di storia. Io le vedevo come delle zolle di terra addirittura, che si alternavano, arrivavano più grandi, più piccole. E il soggetto, c'è il protagonista, ci sono i protagonisti, però questo soggetto è come se cambiasse forma continuamente, perché ci sono tante storie, piccole, più o meno piccole, più o meno grandi a seconda dei personaggi, e sono tutte narrate quasi contemporaneamente. E questa è una coralità incredibile, perché non c'è mai un unico punto di vista che prevalga, ma c'è la storia e le storie che vengono narrate. E questo mi è stato chiaro dalle primissime pagine. Mi sono trovata alla Galleria degli Uffizi tra il Duce e il Führer, cioè mi sono resa conto mentre leggevo che ero dentro un'opera tridimensionale. Io mi sono vista fisicamente, vedevo la posizione delle persone, vedevo i quadri, e mi è tornato in mente il Satiricon di Petronio, per questo, e lo studio surrealismo occidentale di Auerbach, in cui Auerbach sottolinea questa incredibile modernità del Satiricon e del gioco di specchi raffinatissimo nella narrazione che Petronio fa, soprattutto nella cena di Trimalcione, ma non soltanto. E qui c'è lo scrittore, c'è il narratore, e poi c'è l'osservatore esterno, cioè il lettore, che riesce a cogliere gli sguardi e le sensazioni e le percezioni che i personaggi hanno della realtà che stanno vivendo,
Quindi uno sguardo contemporaneamente oggettivo e soggettivo che si manifesta soltanto in alcuni momenti in cui il lettore se ne rende conto, e mi è sembrato di coglierlo nei rari e fondamentali momenti in cui lo scrittore interviene in quanto scrittore, cioè esce dalla veste di narratore ma puntualizza, ecco, no, a questo punto va fatta una puntualizzazione, quindi esce allo scoperto. In quel momento gli specchi smettono di fare questo gioco di rimandi e il lettore si ritrova lì in mezzo alle pagine, scoperto anche lui, no? In mezzo a questa grande storia che si sta narrando. E questo l'ho trovato veramente incredibile. Perché il narrare oggi è diventato sempre più difficile, l'uso il salvataggio anche proprio direi della lingua e il come poter dire questa realtà che si sta manifestando sotto i nostri occhi e che cambia continuamente forma. Quindi non soltanto lo sguardo storico approfondito e questo andare a picco nella realtà storica e scendere in profondità e tornare su vari livelli, quindi non solo un salvataggio della storia, mi è sembrato, ma un salvataggio della lingua, sia per il modo in cui avete sentito i passaggi in cui viene narrata in cui vengono narrate le vicende, e la consapevolezza definitiva che la lingua e la storia non sono due parti che si accompagnano semplicemente, ma sono intessute l'una nell'altra, e quindi qui si sente molto questo. E ci sono dei momenti in particolare, oltre a quello dell'incontro di Hitler e il Duce alla Galleria degli Uffizi, che è splendido, ci sono altre piccole chicche. A me è piaciuto particolarmente un episodio di Bauer che si trova in Ucraina e deve fare la spia, insomma, viene sempre infiltrato da qualche parte, si trova in queste situazioni molto difficili parlando anche male la lingua, capendo a pezzi e bocconi certe volte, insomma, va in un ufficio e lì si trova davanti ad un alterco di funzionari pubblici dove capisce che c'è un problema, capisce che c'è un superiore che non vuole far passare avanti una pratica, e questa pratica viene fuori che uno dei soldati aveva preso un calcio nelle nobili parti da parte di un cavallo, di un asino, e l'altro graduato dice no compagno, guarda che queste cose qui no, ma ti rendi conto, e nomina due volte Hitler e dice ma ti rendi conto che vi rendete conto che noi siamo qui a parlare di queste cose mentre c'è il pericolo di Hitler minaccia la nostra patria. Si prende, se ne va, i fogli che volano da tutte le parti, arrabbiatissimo, e alla fine Bauer sente queste ultime parole e dice ma poi tu hai capito alla fine questo compagno Hitler di cui ha tanta paura il tuo superiore chi è? E questo è bellissimo e rientra perfettamente in questi momenti, a me sembrano veramente le parti intessute del satirico in cui venivano fuori racconti nei racconti, le piccole scatole cinesi del racconto umano, di quello che poteva essere continuamente la realtà capita, non capita, fraintesa, dove piccole storie più o meno banali fanno la storia poi alla fine dei conti. E poi un altro aspetto è la dimensione, l'approfondimento, la dimensione, la capacità, penso anche dolorosa, credo, nel momento in cui hai scritto della psicologia di certi personaggi, un'immedesimazione che non è un prendere, diventare parte di, ma riuscire a capire fino in fondo, rimanendo distaccati. E ci sono delle descrizioni molto importanti, credo, della psicologia del Duce, di Hitler, di Goebbels, e c'è un pezzetto che vorrei leggere, poche righe, perché mi è piaciuto tantissimo, un incontro molto duro, cioè all'inizio, tra Hitler e Goebbels, dove Goebbels si vede rimproverato perché è stato colto da
dagli scagnozzi di Hitler, insomma è stato beccato con un amante che non era di nobile estrazione. Allora questo dovrebbe essere a pagina, quello all'inizio, pagina 20. Questa è una descrizione appunto di quello che poteva essere veramente, quello che poteva succedere nella testa e nel corpo di chi veniva ripreso, un fedele di Hitler che venisse ripreso in questa maniera. A quel preambolo già il ministro chinava il capo e la gamba destra, che la poliomielite aveva offesa durante la risentita e claustrale pubertà, era penetrata da un perturbante formicolio, a partire dall'anca e dal tendine iliaco, lungo il femore e fino al ginocchio, come se un bulicame di insetti strisciasse tra tessuti e nervi per avviare l'opera di una prematura putrefazione, cosicché una fetida angoscia andava sommergendo i pensieri di lui, di istante in istante gonfiandosi sotto la pressione del timore che fosse colmato il segno della pazienza del Führer a causa del suo vacillamento e dell'ostensione di una tanto sgradevole debolezza. Ecco, giusto un pezzetto, visto che è già stato letto molto e cose molto importanti. Quindi, quello che sto vedendo, leggendo e rileggendo alcune parti, è proprio questa profondità di visione che è dentro la lingua stessa e non soltanto dentro la narrazione di per sé, e questo è stato il mio compito. Dunque, ringrazio tutti della presenza. Sono contento insomma, che gli amici apprezzino il lavoro che faccio, il lavoro che c'è dietro a questo romanzo, che è un lavoro, la parte, insomma, il lavoro quello più umano, insomma, quello che raccoglie i resti del corpo e dello spirito umano per cercare di volgerlo ad un'umanità compiuta, che è quella che ancora manca a tutti noi. Manca e costituisce un vuoto ancora più assordante e clamoroso di quello che, non contraddicendo molto le mie aspettative, anche oggi ci accompagna in questa sala, insomma. Perché ora non vorrei essere sciupare io stesso la mia opera lamentando lo scarso interesse che questa città ancora riserva, ad esempio, a quest'opera, che pure appunto dedica ampi capitoli, insomma, e con una certa generosità a illustrare ai milanesi la realtà del loro territorio, senza voglio rischiare di essere presuntuoso, ma di fronte agli eventi di cronaca recentissima, dove appunto ancora prevale il racconto come appunto mistificazione, falsificazione, lo scarso interesse a recuperare della memoria ciò che servirebbe ad un'azione politica e sociale in senso ampio, di reale cittadinanza, di presa di consapevolezza delle nostre possibilità che ancora ci sono date, insomma, nel frangente attuale di crisi catastrofica. Tutto ciò mi costerna e mi sembra onesto da parte mia, insomma, ribadire questa costernazione, che del resto data da lungo tempo. Io in questa città, da questa città ho sempre avuto risposte molto crudeli, tipo quando da giovane veramente
non so se non Etassia è innocente, io a quell'epoca lì ero molto più vicino di quanto lo sia adesso all'innocenza, e mandando i miei primi versi di giovinetto così ad una monumentale casa editrice milanese, ricevetti come risposta molti elogi e alla fine un'intimidazione di stampo mafioso. Lei in questo modo, molto apprezzabile, si va mettendo su una strada pericolosa. Questo era un ragazzo di 20 anni, che insomma si sforzava di fare il poeta. E tutta questa, come dire, minuziosa, professionale, infingardaggine, questa città me l'ha manifestata nel suo splendore appunto professionale, così me l'ha ribadita insomma in 30 anni ulteriori di esperienza. Quindi faceva parte anche di una mia sfida, quella di radunare qua le forze degli amici, che ringrazio di nuovo in maniera sperticata per la loro generosità che hanno nel difendere insomma il mio impegno. Perché il presente che viviamo adesso è appunto, sembra mostrare a tutti noi, no, quanto la catastrofe accumulata nel Novecento, come quello che è stato interpretato come male assoluto o relativamente intollerabile, e sembra portare insomma in breccia al futuro distruzioni ancora peggiori forse, no? E di fronte a tutto questo, sempre più vere sono le parole di Walter Benjamin, che senz'altro in questa bella città ci sono un sacco di persone che ne sanno molto, l'hanno studiato approfonditamente e sanno cosa diceva nelle sue tesi di filosofia della storia. E lo scriveva proprio negli anni in cui il romanzo è ambientato, proprio nei mesi del 40, della cosiddetta Drôle de Guerre, quindi prima che Hitler col suo colpo di mano, dopo essersi messo d'accordo col patto Molotov-Ribbentrop, prima che volgesse la sua incontenibile avidità anche ad Occidente, Walter Benjamin scriveva nelle tesi delle filosofie della storia quella famosa allegoria, appunto della storia, l'angelo della storia, che è questo angelo, che è questa creatura con le ali spiegate, una tempesta, nelle cui ali una tempesta si impiglia e lo trascina inesorabilmente verso il futuro, mentre lui può guardare soltanto il passato, che appunto si accumula davanti ai suoi occhi, si allontana dai suoi occhi come un cumulo di rovine. Questo scriveva Walter Benjamin. Lo saprebbero molti degli abituali frequentatori di questa sala, saprebbero confermare questa mia citazione. Stasera sono assenti appunto, come assente è il futuro a questa specie, che non ha fatto nulla per riconoscere questa storia. In queste stesse tesi Walter Benjamin diceva appunto, consigliava, dava dei consigli, diceva che era giunto il momento, ma sono passati 70 anni, in larga parte in vano, ohimè, c'è da dire, per cominciare a trattare la storia contropelo, quello che io penso ho cercato di fare. Poi molti hanno detto che sono stato bravo, ma magari io l'ho fatto, ci ho messo soltanto le mie capacità. Quello che è certo è che l'apparato editoriale industriale, che fa da gemello, diciamo così, all'apparato militare industriale, oggigiorno sempre di più, perché così come l'apparato militare industriale costruisce i mezzi di sterminio materiale, l'altro costruisce i mezzi di sterminio spirituale, no? E insieme hanno il loro bel totalitarismo, che è l'erede di quelli che all'apparenza sono stati sconfitti nel corso del Novecento, all'apparenza in realtà.
perché il cumulo di macerie che, diciamo, gli eredi del potere di quelle esperienze storiche consumate, in realtà appunto si presentano all'umanità vivente come latrici, forze latrici di nocività sempre più gigantesche, sempre più antiumane. Ecco. E quello che il libro racconta fondamentalmente è questa continuità, questa continuità nel discorso del potere. Mi sembra un argomento abbastanza importante perché si spendano energie per dibatterne, invece no, si parla d'altro, si parla appunto, prevale, no, il racconto del finanziato, allestito dalla dominazione ideologica, il racconto appunto avvilente, no, della politica quotidiana e questa cosa qui. E tutto ciò non porta a nulla, porta soltanto alla dissipazione delle migliori energie della specie. Questo è, come dire, questo preambolo, diciamo così, accorato e abbastanza disilluso, mi sembra che sia dovuto da parte mia, proprio per ribadire il ringraziamento agli amici che si sono appunto prodigati per invece sviluppare dal lavoro che io ho fatto questa risorsa, che è poi la risorsa della possibilità di trovare una via di uscita, una via di uscita alla storia che si presenta alle nostre percezioni come un cumulo di macerie. Ecco. Il romanzo, ha detto giustamente Tommaso, ha una sua anima anche catartica, nel senso, alla fine, nell'ultimo capitolo, con un, come dire, un trasalimento narratologico, indica il vettore del racconto, indica una vittoria, che è chiaramente quella dell'impegno intellettuale, quella della lotta per appurare la verità, le responsabilità, per appunto proseguire in quel dibattito, ma tutto, no, nel nostro presente ormai macinato dalla logica dominata dalla nuova religione del profitto, che è una religione, un culto ben più atroce di quello nazista per le tombe, le cripte, o di quello sovietico per la comprensione formale dei processi storici, della realtà storica. E il culto odierno spezza le gambe a ogni tentativo di approfondimento, a ogni tentativo di trovare l'unità tra l'esterno e l'interno, che invece è l'interiorità e l'esteriorità, che è tutto ciò di cui il presente avrebbe bisogno in ciascuno. Ecco, tutto questo è reso continuamente impossibile da questa emergenza della cronaca, che tutto travolge, tutto assorbe, ogni nuovo messaggetto, no? Ogni nuovo stupidaggine che passa in testa al primo personaggio di prestigio, all'ultima delle eccellenze del nostro martoriato presente, basta per annichilire, no, completamente la memoria già messa alle corde, insomma, dell'individuo e dei soggetti collettivi contemporanei.
E tutto questo mentre la catastrofe si accumula sempre di più dal passato e si fa sempre più vicina alle nostre anche percezioni. Possiamo quasi annusare, quasi annusare. Se ci mettiamo davanti al mare, io amo, per dire, il mio luogo di elezione della scrittura è il mare. Io, è molto duro il lavoro di scrittore, specialmente quando non si appartiene, non si ha il pedigree, per appartenere appunto all'apparato editoriale industriale, è molto dura. Però insomma ci sono anche tante cose belle, tanto io posso andare a scrivere sulla spiaggia, e lì annuso il mare, ascolto lo stesso mare che ascoltava Omero e che dava probabilmente il ritmo anche al suo verso. E quindi, ma se appunto si aguzzano poi i sensi, si può sentire anche appunto il fetore, no? La decomposizione della specie che avanza dalle regioni del mondo dove le nostre belle maniere di vivere confinano la tragedia, no? E quindi questo era quello che insomma mi sembra necessario dire. Quindi questo romanzo alla fine mostra questa continuità e mostra anche quale sia insomma la soluzione. La soluzione è quella appunto di costruire dentro l'umanità, superare, no, il solipsismo a cui la didattica della civiltà dominatrice a destra, superarlo attraverso il legame della cordialità umana, attraverso i cuori, attraverso i cuori per cui gli amanti si riconoscono in uno sguardo presago di avvenire. L'unico sguardo presago di avvenire, quello da cui la specie comunque, nonostante tutto, continua a nascere la specie, nonostante tutto. Ecco, e questo è il romanzo, è un romanzo anche di propaganda, in questo senso, di antipropaganda, il discorso del contrappelo beniaminiano. Ecco, un romanzo profondamente, fino all'auto, diciamo così, immolazione, è un romanzo di antipropaganda. E lo fa mostrando anche le parole, quanto il linguaggio della politica attuale, questo linguaggio necrotico, sia appunto pieno di riprese, di echi, no? Da quello stesso linguaggio novecentesco che così tanta lutto ha portato sulle nostre coscienze. Ecco, questo, dico soltanto questo, e poi magari se qualcuno vuole fare delle domande, volentieri insomma risponderemo. Io, se posso, volevo dire una piccolissima cosa da aggiungere, da fare da contrappunto a quello che hai detto tu, perché me l'avevo segnata ma poi me la sono dimenticata prima, mi sembra molto importante proprio in relazione a quello che hai detto. Quando Stefan Bauer decide, a questo flash, decide di uccidere Mussolini e di preparare un attentato, nello stesso momento in cui pensa a questa cosa avverte, e tu usi l'espressione, la cruenta oscenità mimetica del potere, che è un'espressione fortissima. Il potere che ha sempre questa cruenta oscenità, che è mimetica, perché contrapporre potere a potere, questo potere a quel potere, significa appunto immedesimarsi in uno stesso processo, quindi imitare e ripetere lo stesso processo fino a che quel processo invece non si interrompe con una decisione diversa, con una prospettiva completamente diversa. Ecco, quindi mi pareva molto importante adesso, perché il discorso sul potere poi è il discorso sulla modernità,
è il discorso sulla catastrofe della modernità. Se non si fa un discorso sul potere, non si fa un discorso sulla modernità. E quindi mi pareva questa espressione che è messa lì, è una di quelle tante espressioni in cui non c'è l'indignazione, ma c'è più dell'indignazione, c'è la ferita che viene inferta da un certo tipo di realtà. Ecco, scusate, mi sono ripreso la parola, ma mi sembrava interessante sottolineare questa, riprendere questa espressione. Viene punito, no? Perché il linguaggio, che appunto, come insistevo a dir prima, quando illustravo questa gemellanza tra l'apparato editoriale industriale e quello militare industriale, non è un caso. E andando a vedere come si è creata questa saldatura, no? Nella storia, ad esempio, del nazismo. Il nazismo aveva un ministero, appunto per questo, no? Un ministero di Volksaufklärung und Propaganda, cioè di illuminazione del popolo, no? E propaganda. Propaganda, doveva propagandare la religione, il culto religioso, la dottrina religiosa del nazismo e quello che significava. Il romanzo cerca anche un po' di andare a fondo per vedere cos'era. E di, appunto, di educazione del popolo, di indottrinamento del popolo, e quello che abbiamo oggi. Oggi il popolo è continuamente subissato da queste continue e poi c'è lo strumento perfetto per questo indottrinamento, che è il social network. Attraverso il social network la funzione cognitiva degli utenti è ridotta a quelle 150 parole da utilizzare in quel contesto di continuo, in quel cosiddetto concentrazionario, appunto, dove è un campo di concentramento globale, dove ciascuno può scegliere la sua baracca, sceglie la propria baracca, sceglie addirittura chi tenere insieme la propria baracca, ma deve parlare solo quella lingua. La lingua dell'internato, non può parlare un'altra lingua. Perché l'effetto qual è? L'effetto è quello che si viene linciati, esattamente come accadeva nel campo di sterminio, come racconta Primo Levi, nel campo di sterminio, se un detenuto aveva la cattiva intuizione di ribellarsi all'oppressione dei guardiani, i primi a rintuzzare la protesta erano i suoi compagni di prigionia. Questo avviene sistematicamente attraverso lo strumento informatico del social network. Questo è lo strumento, questa è la funzione, il meccanismo, diciamo, linguistico di questo strumento. E, diciamo così, questo tipo di comunicazione diventa il canone sul quale la letteratura si deve conformare.
questo conformismo, diciamo così, che è un altro elemento tra i lasciti umani, diciamo così, le stragi del Novecento, oltre che a fare le stragi belliche del Novecento, oltre che a fare a togliere dal mondo molta larga parte della specie umana, hanno anche, diciamo così, spezzato la frequenza della sua capacità espressiva, spezzato le frequenze della sua capacità espressiva, hanno ridotto la voce umana, la sua ampiezza di toni, l'hanno ridotta ad una sottile striscia di espressione, ad una di frequenze espressive che si possono ravvisare anche da una sommaria analisi, comuni conversazioni su internet, in una infantile autocelebrazione di sé e in una aggressiva, spesso crudele, stigmatizzazione di tutto ciò che è diverso, differisce da sé. Ecco. Questa semplificazione dell'umano, no? Questa semplificazione dell'umano, per cui ancora oggi si riesce a polarizzare ogni conflitto in una maniera coreografica, che serva però a mai affrontare il problema, perché ciascun soggetto possa prendere parte, dare la propria parte alla sua soluzione. Questo è quello che non si vuole. Questo non si vuole. Si vuole invece che tutto prosegua sulla stregua, appunto, di una catastrofe annunciata, eternamente procrastinata, della quale si anticipano, no, emotivamente i colpi in successione. Allora, di settimana in settimana. È la catastrofe dell'estinzione della specie, che per la quale, insomma, i nazisti avevano approntato una quasi posologia, no, dei propri farmaci distruttivi, insomma, una posologia socializzata ad ampio spettro, diciamo. Ecco.
Sì, appunto, dunque, entra nel mio pensiero dal momento che reputo che il problema fondamentale è quello della violenza, la violenza dell'uomo sulla natura, no? Che diventa, è il segno occidentale, gli ingegneri che... Sì, ormai di tutto il mondo globalizzato, certo, anche se bisogna vedere un po', perché insomma bisogna vedere il tipo di mobilitazione che il sistema globalizzato riesce veramente a realizzare, no? Noi viviamo in una, appunto, in un'atmosfera narcotizzata, ciò che ci appare della realtà è la selezione degli strumenti di comunicazione che istruiscono le nostre coscienze mentre le nutrono, no? In realtà poi la vita, appunto, rimane anche diversa in molti altri luoghi del mondo, ancora libera da queste, diciamo così, pastoie storiche. Nel romanzo sì, c'è il punto di quello che dici te, è la solita questione che percorre tutta la poesia, non solo occidentale, penso mondiale, dai suoi albori, cioè è questa capacità che sta di trasfigurare la donna amata in un'immagine cosmica, è questo afflato che comunque percorre la storia d'amore che fa da dorsale narrativa a tutta la storia, perlomeno tra i protagonisti. Un amore fallito, appunto, fondamentalmente fallisce, ma non fallisce nei suoi effetti, anche se fallisce come nella sua dimensione profana, immanente, però lascia nelle anime dei personaggi una capacità di resistenza e mostra dove risieda il vero lascito della cultura, in ciò che si trasmette come sapienza, e questo è ancora possibile al di là di tutti gli avvelenamenti delle culture dominanti. È ancora possibile, addirittura dirò di più, non soltanto là dove questa cultura fa meno direttamente sentire il proprio gioco, ma anche qua, dove invece i suoi effetti sono più devastanti. E quindi sì, c'è, senz'altro c'è, e affiora poi anche nelle storie di tutti i personaggi. Non è, come ha detto giustamente Tommaso, un libro ideologico, e quindi non crea delle situazioni per sostenere un'idea. Fondamentalmente quello che mi guida nella scrittura è un'istanza di necessità che viene da questo tentativo, che per me consiste nella scrittura, di unire l'esteriore all'interiore. Questa è l'opera della scrittura. Cosa che ovviamente non ha nulla a che fare con la scrittura che viene oggi scelta dall'editoria mainstream, né per la cosiddetta scrittura creativa, né per la saggistica, né tantomeno nella comunicazione verbale o scritta consueta, no? Dove tutto è funzionalizzato, tutto è ridotto, tutto è grammatizzato, messo in grammatica in funzione della quantità di informazione che si trasmette, no? Cioè di qualcosa di puramente esteriore, di qualcosa che poi non si ha piena consapevolezza. E il romanzo parla anche di questo, parla ad esempio della poeticità delle concezioni scientifiche novecentesche, come sono emerse nel dibattito epistemologico, e come
Da questo nasce il culto di una religione odierna. Rispetto a questo c'è anche appunto il contropelo. Il contropelo è la resistenza dei personaggi e tutti in qualche modo ne offrono, anche i carnefici, anche nell'anima dei carnefici. Non sono stato così manicheo da pensare che anche nei carnefici non risieda una scintilla di possibile riscatto. Ovviamente questa scintilla è stata sepolta in queste anime, però volevo dire una cosa veloce, cioè questo romanzo ovviamente dà una visione del ritmo storico al di là delle concezioni ideologiche. Quello che è basilare nell'umano e che non è molto non è molto per il momento glorioso. Quello che volevo aggiungere solo è che nei lontani anni 60 un poeta mi ha detto una cosa che mi sembra memorabile. Il poeta Aragon gli chiedevo: ma sai che cos'è la tragedia dell'uomo? E lui dice: da buon surrealista si parla sempre sul soggetto, non sul sociale. E lui diceva che la cosa più terrificante era l'indifferenza, non solo l'indifferenza dei francesi mentre trasportano via gli ebrei, non solo l'indifferenza per le bombe atomiche sganciate sui giapponesi. Non so, oggi si potrebbe aggiungere la strage nel Tibet. Praticamente tutto il mondo è in preda delle violenze orrende e la vigliaccheria umana è, generalmente si protesta con quelli che dopo tutto ti tirano sole le orecchie. Cioè, quante dimostrazioni contro gli Stati Uniti sono stati fatti? Quanti l'hanno fatti contro la Cina, che ha sterminato dei saggi, delle gente indifesa del Tibet, no? Nessuno dice niente per questioni commerciali e così via, no? Comunque tutti hanno delle colpe, ma la colpa dell'individuo, diceva Aragon, al di là dei grandi movimenti storici, è l'indifferenza, no? Quello che l'ha colpito, che la gente ballava quando è stata dichiarata la guerra alla Germania, no? E poi mentre trascinavano via i vicini, molti si preoccupavano solo a rubare l'argenteria, no? Quindi, oltre al fatto immorale, è questo fatto della mancanza di passione amorosa verso la vita, direi, più che verso il simile, più, non in senso cristiano soltanto, ma un pochino più vasto, non solo l'amore per il simile, ma anche l'amore per la vita, come dice appunto l'ecologia e tutto il resto. Cioè la vita è un dono eccezionale ed è di una bellezza incredibile, e la vera rivoluzione, questo dico a mia sciocchezza, è questa, è l'insurrezione estetica contro l'impero del brutto, che è uno dei tanti modi, anche se probabilmente condannato al fallimento, ma che almeno lasci qualche traccia. No, scusa questo intervento. Dico poche cose, che c'è anche un processo di mantenimento. Giancarlo diceva le 150 parole che sono permesse sono sempre quelle che circolano, vengono a nausea, tra l'altro queste 150 parole, ma fa parte anche di un processo di mantenimento, diciamo, del pubblico anche pensante, poco pensante ormai, a un livello puerile, di puerilità. Questo è molto ben espresso per esempio da Gombrowicz, nei libri di Gombrowicz, dove veramente c'è gli uomini, e
persone adulte vengono mantenute a livello completamente infantile, cioè un infantilismo. Ecco, questo anche fa parte di questo mondo e quindi anche di questa letteratura che si produce, che deve essere attaccata alla realtà, un conio della realtà, fasullo, con poche parole, anche quelle parole correnti adesso, questi neologismi stupidi, però divertenti, bisogna ridere, ecco, questo un po' di mentalità, nessun colloquio interiore con se stessi, ma tutto proiettato su riempire il tempo e giocare, ridere. C'è una pubblicità che dice, ma due o tre cose, poi dice 20 anni di risate. Indigeribile questa cosa, può sempre essere al suo meglio, no? Performante. Ecco, io lavorando a scuola con ragazzi piuttosto grandi, ho notato una cosa, perché ho deciso che vorrò andare alle medie, tornare un pochino prima e cercare di capire indietro di 5-6 anni se è recuperabile questa situazione abbastanza agghiacciante. Mi sono trovata a correggere dei temi, a dare, dobbiamo aiutare questi ragazzi a prepararsi alla maturità. Ovviamente non sono tutti così, questa è la fetta quella che vedo io ogni giorno almeno, è un buon 90% oltretutto. E, era un tema sulla nostalgia che era stato dato dalla direttrice e questi ragazzi di quinta dovevano svolgerlo. Il grosso problema era che sono arrivati da me e non avevano scritto niente dicendo, ma io la nostalgia non l'ho mai provata. Ho detto, guarda, è impossibile matematicamente avere la nostalgia. Vi ricordate il discorso che abbiamo fatto all'inizio dell'anno, il nostos, il ritorno? No, ovviamente. Ma soprattutto quando gliel'ho descritta hanno detto, ah, è questa la nostalgia, e allora sì, l'ho provata. Allora il discorso veramente inquietante è stato che questi ragazzi non hanno le parole, e non avendo le parole non hanno assolutamente la capacità di riconoscere il primo dialogo prima di quello verso l'altro, è quello con loro stessi, e hanno quindi la capacità poi addirittura pensante, no, che dicevi tu, quindi la possibilità di pensare e esprimersi verso l'altro in un rapporto paritario, totalmente assente, no? Veramente, sono dei vuoti enormi ed è un processo veramente, si sta riducendo all'osso, come dicevi tu, linguaggi settoriali, magari di alcuni con 150 parole al massimo, quelli specifici per ogni ambiente e che rimangono totalmente sulla superficie, non arrivano mai neanche quelle 150 parole molto spesso a toccare un punto vivo all'interno di questi ragazzi. Quindi c'è tanto lavoro adesso da rifare, credo, da ricominciare proprio dalle scuole il più possibile. Volevo ritornare un momento al tema catastrofe. Ma dov'è la catastrofe? Quale catastrofe? Catastrofe di che cosa? Qual è il nucleo della catastrofe? E vorrei ritornare a questa famosa espressione che ho voluto ricordare, questa cruenta, oscena, mimetica del potere. Ora, il potere, appunto, perché oscena? Perché è la violenza. Potere come violenza. Il potere in se stesso non è violenza, il potere potrebbe tranquillamente non essere violenza. Io posso fargli le cose perché sto in un luogo in cui dialettizzo, in cui ho dei rapporti e abbiamo del potere, dobbiamo avere dei poteri, cioè, altrimenti non sarebbe niente. Invece il potere nel moderno è violenza, e quindi la violenza contro la violenza. E tutto questo è anche collegato con tutta, perciò la globalizzazione, eccetera, gli spazi, la condivisione degli spazi, il rapporto tra gli spazi, il rapporto, e questo ha poi a sua volta una ricaduta forte sul tema ecologico, sulla natura.
cosa è uno spazio? L'individuo è in se stesso chiuso, individuum, però tende poi ad occupare tutti gli tutto lo spazio che può, tutto lo spazio del potere, quindi quello spazio diventa individuum a sua volta. Tra l'altro filologicamente tutta la parola individuo risale all'eredità, ai processi di eredità delle proprietà quando non potevano essere divise, eccetera. Quindi è legato fortemente alla tematica del potere dentro uno spazio, del potere in rapporto con uno spazio, e quindi a quella libertà che, quando si può raggiungere la libertà, quando si ha questa conoscenza compiuta di tutto quello che ci sta intorno. Naturalmente nel romanzo questo non è raccontato in maniera filosofica, è avvertito di qua e di là all'interno dei dialoghi delle persone o delle rappresentazioni nelle opere di Giancarlo. Io ho trovato che ci sono moltissimi grandi sguardi sui paesaggi, sulle ampie nature. E se mi permettete, volevo all'inizio di questo libro di romanzo per la mano sinistra, che il primo capitolo è D'Aquila non nasce Colomba, appunto comincia questa lettera di Stefano Bauer mandata al figlio Bruno, il figlio ce l'ha in mano, l'ha ritrovata, ce l'ha in mano e comincia a rileggere, quindi comincia così tutto il romanzo. E c'è tutta una descrizione di questo chalet dove questo Stefan Bauer andava a passare alcuni periodi dell'anno, e a un certo punto si dice: nella primavera del 1937 passai le vacanze nel Salisburghese ed ebbi modo di fare un'escursione fin lassù, nei pelaghi dell'aria in cui la roccia però affiorava ancora del tutto nuda, intatta dall'opera umana, dove lo spettacolo del volo delle aquile si offre in circostanze davvero maestose e impressionanti, soprattutto nelle giornate limpide, quando una luce tersa e cristallina incide quasi un'aura risplendente attorno alle ali e alle piume dei fieri animali. Sui loro contorni, ritagliati nell'azzurro, apre come una fulgida ferita, tanto che si sia vinti da un orrore intimo e vertiginoso, se l'empio occhio della bestia brilla per un istante nel tremore del tuo. In un attimo incommensurabile si contempla la sofferenza che dalla sua glaciale pupilla è rigettata su ciò che è altro da sé, annientata, soppressa ben prima che in un istinto indifferente e predatorio l'abbia mai concepita. Quest'aquila, quest'occhio che trema, che soffre, questa è la natura. Questo è lo sguardo sulla natura ed è appunto la mimetica del potere, che però diventa anche comunione di dolore, comunione di sofferenza. Quest'occhio dell'aquila brilla e brilla di sofferenza, mentre chi la guarda avverte un'analoga sofferenza. E tutto questo in uno spazio che è straordinariamente ampio, limpido, c'è questo precipizio, all'inizio si parla del momento del tramonto. Ecco, questo secondo me è un brano rivelatore, perché è rivelatore di qualche cosa che è molto più grande del potere degli uomini, tra gli uomini, e il potere negli spazi totali, e quindi è la vita in tutta la sua forza e in tutta la sua essenza, che deve trovare le sue forme di espressione. Mi pare che bisogna andare via. Ho capito che mentre parlavo si facevano gesti vari, dopo anche i pasticcini da distribuire, magari se vuole possiamo offrire anche a lei un pasticcino, o ce li offriamo più fuori. E questi sono i poteri, no? Lo spazio, il tempo spazio del potere. Il tempo spazio è già un potere. Mi dispiace, scusate che ho preso la parola ancora, ma mi pareva bello dire questa, mi piaceva tanto questo.